In Veneto gli echi del caso Battisti arrivano fino nelle biblioteche. L'assessore regionale all'istruzione PDL, Elena Donazzan, propone una censura morale e con una lettera inviterà le scuole a non adottare, far leggere o conservare i testi di alcuni autori ritenuti diseducativi. Gli scrittori sono quelli che firmarono un appello in favore di Cesare Battisti, terrorista rosso, di cui il Brasile ha recentemente negato l'estradizione. Tra loro anche Tiziano Scarpa, veneziano, classe 63, vincitore nel 2009 del premio Strega con il romanzo Stabat Mater. Nel 2004 ha messo la sua firma sotto un appello per la liberazione di Battisti, condannato in contumacia a due ergastoli per il suo coinvolgimento diretto o indiretto in quattro omicidi, uno dei quali è avvenuto proprio in una cittadina alle porte di Venezia. Dopo la proposta della Donazzan, ideata da un consigliere di Martellago e rilanciata dall'assessore provinciale alla cultura Raffaele Speranzon, lo scrittore ha reagito con una lettera al Corriere della Sera e ha ribadito il suo netto punto di vista ai microfoni di Radio 24. Non è la prima volta che, soprattutto in Veneto, mi duole dirlo con grande dolore, una serie di amministratori, sindaci, assessori, fanno di quelle uscite che non sono solo così dichiarazioni folcloristiche, ma veri e propri atti politici, amministrativi, dove dimostrano di non avere presenti i fondamenti della civiltà, le dichiarazioni dei diritti umani, e, vabbè, per non parlare anche delle caratteristiche di cultura cristiana della nostra regione.